Oggi è un momento importante per la provincia di Caserta, ma direi per la categoria nel suo insieme. Ringrazio principalmente il Consiglio nazionale che ha voluto concedere il patrocinio a questa iniziativa di Fiera Agricola, tutta la Commissione nazionale, abbiamo i rappresentanti delle 20 regioni qui con noi, dal Veneto alla Puglia, che seguono attivamente il discorso di questo settore della nostra categoria professionale. La nota distintiva che parte oggi è la conoscenza, e ringrazio tantissimo il direttore generale di ISMEA che ci ha raggiunto con un messaggio. Parliamo di una convenzione importante che vede questo comparto al centro della nostra attività professionale. Un piacere essere qui, perché in questa occasione della Fiera Agricola abbiamo la possibilità, come categoria e grazie soprattutto al Collegio dei Geometri di Caserta, della provincia di Caserta, che comunque ha organizzato questo evento che è incentrato sul mondo dell'agricoltura in generale, ma in particolare sul ruolo che i geometri svolgono nel mondo dell'agricoltura. Quindi assume un particolare aspetto perché c'è un interesse che è sicuramente di tipo generale, ma anche di tipo particolare, rivolto alla categoria e il suo supporto che può dare a questo settore, che è di strategica importanza e in questo periodo stiamo vedendo quanto sia importante anche a livello nazionale il mondo dell'agricoltura. Il Collegio di Caserta, devo dire che nell'ambito anche nazionale, nella nostra Commissione Agricoltura, è stato molto efficace, è stato molto propositivo, vedo che c'è un'organizzazione, ma soprattutto ciò che caratterizza e che è quello che dovrebbe caratterizzare tutte le nostre attività, c'è una grandissima passione in tutto quello che viene fatto, viene proposto, e quindi questo è un elemento imprescindibile per poter raggiungere dei risultati. Devo dire che siamo molto orgogliosi, come anche di altri collegi, ma devo dire in particolare il Collegio di Caserta, anche il mio nome personale va al mio ringraziamento, perché come coordinatore della Commissione Nazionale Agricoltura ho avuto un ottimo supporto dai componenti, dal caro amico componente Giuseppe Ricciardi, ma anche il presidente Agnello della Valle ha sicuramente dato un contributo, e la dimostrazione è l'evento anche che è organizzato oggi. Ma io credo di essere stato accolto in maniera eccellente, di sentirmi a mio agio in questa zona, in questa circostanza. Noi siamo venuti come Commissione Agricoltura e Consiglio Nazionale dei Geometri a portare il nostro contributo, a dire che cosa si può fare per il futuro, perché noi di futuro stiamo parlando, ma anche di presente. Il presente ci vede impegnati su molti fronti. Diciamo che forse il più importante è l'essere vicini agli agricoltori nelle loro esigenze, nel momento in cui, soprattutto vicino alle istituzioni che seguono gli agricoltori, a ISMEA in particolare, perché ci offre delle opportunità di professionali, ma noi diamo un nostro contributo specifico e specialistico. Per quanto riguarda il Collegio di Caserta, chiaramente c'è un'ottima collaborazione, un ottimo rapporto rappresentato da un presidente giovane che ha voglia di fare, che ha voglia di mettersi in mostra e dimostrare cosa i geometri oggi possono fare. E secondo me i geometri possono dare molto all'agricoltura proprio per la loro vocazione. Per quanto riguarda questa fiera, la trovo, io che vengo da una realtà completamente diversa, dove l'agricoltura è di casa, la provincia di Cremona è una provincia a trazione completamente agricola, e devo dire che è una fiera che dà possibilità di mettersi in mostra un mondo che ha bisogno di visibilità. Nel settore agricolo ci sono pochi aiuti perché è un settore che comunque può dare fastidio. Da fastidio perché secondo qualcuno porta inquinamento, secondo qualcuno non porta reddito, e invece è secondo me uno degli argomenti trainanti dell'economia italiana. Allora, il messaggio è semplice, l'agricoltura è trainante per il settore, quindi cosa succede? Specialmente in Puglia, nella mia regione, l'agricoltura rappresenta tanto, abbiamo l'ulivo, i vigneti e ci sono tante cantine, noi potremmo fare tanto come geometri, rappresentiamo un settore che può aiutare sia l'edilizia ad avvicinarsi all'agricoltura e viceversa. Questo è un evento importantissimo, noi come Commissione Agricoltura Nazionale abbiamo fatto l'impossibile per essere presenti, per portare
il nostro lavoro in questo ambito. Oggi l'agricoltura, che è stata dimenticata per parecchio tempo, sta riprendendo forma, perché si è capito che è una cosa che non bisogna abbandonarla. Quindi noi come componenti di Commissione Agricoltura Nazionale stiamo facendo il possibile per far emergere tutte le criticità che ci sono nell'ambito agricolo, e noi siamo presenti a fianco degli imprenditori agricoli e di chi per esso sia per risolvere queste problematiche. E con il nostro contributo di far migliorare il tutto il comparto agricolo, questo è. E quindi una cosa che non possiamo esserne fuori, e dobbiamo essere sempre presenti a fianco di queste persone che lavorano e mantengono in vita un'economia che va rivalutata. Come polo fieristico con l'Ordine è nata una grande sinergia di partnership vera e propria, in quanto diverse manifestazioni che si svolgono qui vedono il ruolo dell'Ordine dei Geometri come protagonista. Oltre al Salone dell'Industria Digitale che si terrà a maggio, abbiamo voluto quest'anno per la prima volta iniziare questa collaborazione con la Fiera Agricola, perché il ruolo del geometra in questo settore agricolo è importante e fondamentale. Negli anni ci saranno ulteriori sviluppi, perché riteniamo che questa partnership debba sforare in un vero e proprio momento di aggregazione per l'Ordine e per tutto il mondo agricolo imprenditoriale.